Bentornata ad Arkham, dottoressa Quinzel. Dottoressa, il direttore ha espresso le sue perplessità sul fatto che il suo paziente possa essere curato attraverso la normale psicanalisi. Non penso che dubiti del suo lavoro. Non penso... Horace, fatti perquisire. Mi dispiace, ragazzi. Nuove regole del capo della sicurezza. Vi devo perquisire. Per me chiami una sua collega. Qui Monica Kerr. Sono Frank Bowles. Dove sei? Nello studio del Doctor Strange. Raggiungimi alla sala Ariet, per favore. Sapete... il capo è parecchio incazzato, soprattutto da quando i suoi uomini cominciano a morire come teneri cardellini. Poi, dopo l'incidente al Black Gate, i detenuti sono aumentati e anche la sicurezza è a rischio. Per non parlare poi del dottor Crane e del vostro paziente. I miei compagni soffocati dalle mani smorte di quel mostro. Con tutto il rispetto verso il suo lavoro, dottoressa, a volte noi pensiamo che voi vogliate aiutare questi pazzi a farla franca. Abbiamo quasi finito. Che cosa è questo? Che cosa è questo? Dottoressa, sa dirmi che cosa è questo? Lo sa bene che sono proibite queste. Con lui. Ma è solo una matita. Mi serve per gli appunti. L'ultimo tuo collega. Gli appunti se li è trovati letteralmente dentro il cervello. Comunque con te ho finito. Ah, finalmente è arrivata. Monica, per favore, perquisisci la dottoressa. Mi perdoni, dottoressa, ma io... Horace, ma che figura mi fai fare? Abbiamo il registratore per gli appunti. Monica, perquisiscimi, per favore. Frank, la borsa. Cos'è questo? Dovete fare il cambio al neonato? Sarebbe... È autorizzato. Quindi hanno sfollato un intero braccio per lui. Benissimo, fermiamoci qui. Quello che non capisco è perché lei debba cambiarsi qui, dottoressa. Non potrebbe venire qui già mascherata? No, gli altri pazienti potrebbero vedermi. E questo non sarebbe utile per la nostra messa in scena. Mi scusi. Assolutamente no. Il nostro paziente deve avere l'impressione che siano gli altri a vedermi come dottoressa. E lui solo invece possa vedermi come prigioniera dell'Arkham. Aiutami a vestirmi. Quindi lui è cosciente del fatto che lo stiamo ingannando. Che c'è, Horace? Sei preoccupato per me? So che è inusuale da dire da parte di un dottore, ma la follia è contagiosa, Gotham. Ho studiato bene, Joker. La mia tesi di laurea è stata su di lui. Tutto il mio lavoro è concentrato su lui e su Batman. Io credo che lui abbia un'inclinazione a convertire, a trasmettere un messaggio. Io glielo sto permettendo su me stessa. La nostra fortuna è che lui mi ha scelta, come il vigilante. Quindi sì, è consapevole della mascherata. Prima di ammanettarmi, Horace. Monica, per favore, perquisisci la dottoressa. Horace, ma che figura mi fai fare? Abbiamo il registratore per gli appunti. Ma lui ha sempre cercato di convertire, di fare proseliti, di farci guardare il suo mondo. Che differenza ci sarebbe in questa cura? La differenza è che lui mi sta curando con i nostri di metodi. Il nonno disse al nipote: scendi da quell'albero. Ed egli iniziò a camminare e a diventare nonno. Ehi là, basta. Io sono là. Ehi, là. Brava, brava. Il re non è sbadigliato che la festa dei pazzi abbia inizio. Gira la giostra sul lungo pendio dell'indecenza. Gira la giostra nella tiepida pianura delle vostre vie. Gira, travolge le case, le casse, le calzantine, i cessi. Tesoro, mi hai stregato. Moriente lingua al primo appuntamento. Non si fa. Sapete, dovreste mettere il cappello per poi toglierlo, per ciò che ritenete stupido. Non dovreste, ma fatelo lo stesso. Lo fareste comunque. Io, che sono uno spettatore molto, moltissimissimissimo noiato, non tenterò di farvi cambiare idea. Distruggere quelle che avete. Ma non è un interesse nei vostri confronti, oppur dicendo nei vostri confronti, nei miei confronti. Ah, è che è semplicemente questo spettacolo che state facendo, lo trovo noiosissimo. È la cosa che più odio oltre ai tempi morti. Le battute previste sono gli attori cani. E voi, sì, voi siete degli attori canocchi, incapaci di restare a galla, con un ruolo che tra l'altro non vi appartiene. Sganci e sostengo i dolari e si precipitano lungo la vostra colonna vertebrosa, toracica, spinosa. Boom! E per questo saliete al palcoscenico, ammazzo il suggeritore e lo scambio con un caprone. Seguiresti i suoi consigli comunque. Seguiresti i suoi consigli comunque. Che bel talento, che ve ne pare, ma io non ci tengo e ne ci tesi mai. Cavalco l'onda dell'entusiasmo. Un giorno due pazzi decidono di scappare dal manicomio. Ma arrivati sul tetto non trovano una via d'uscita, uno propose all'altro. Ah, uno dei due vagaggi la conosce già, gli è anche piaciuta. Non è divertente raccontarla. Potrebbe rovinarmi il finale. Addio. Ci tengo al finale. Ah, salve. Voi cosa volete? La risposta? Ma chi è quest'arrogante uomo che mi dice quel che devo o non devo fare? Ah, giusto. Voi volete... risposte, risposte, risposte! Risposte, risposte, risposte. E vi fermate solo alle domande. Fermatai come? E non agli inizi. Non al perché del perché. Vi specializzate nel dubbio. Non vi fermate a non vedere, a non sentire. E a girare qui su. Cercate il senso della vita. Cercate pane, acqua e fica. Cercate Dio. Cercate, cercate, cercate. Occhi che bruciano al sole. E non trovate. E allora che si fa? Limitiamoci! Non travestiamoci a carnevale. Fingiamo, creiamo delle regole in un mondo di caos. Inventiamo dei modi per saziare sogni irrealizzabili, poi pericolosi. Per arrivare più comodamente possibile sottoterra, strisciando come i vermi che faranno di noi un pranzo a sacco. E se avanza a qualcosa ci faranno dei panini. Inventiamoci un gioco giusto dove tutti perdono, ma non troppo. Io preferisco l'allegro chirurgo. Za, za, za! Con la mia pizza sbaglio sempre, vero? Ma dai, caro vecchio Mr. J. Allora perché ci domandi? Ops! Risposta! Ma chi è questo arrogante uomo che mi dice quello che devo o non devo fare? Chi è quest'uomo? Ed io risponderei questo bruto accanto a me. Io voglio solo divertirmi. Sapete che differenza c'è tra i buffi? E i cittadini di Gotham? I buffi gattono in un fungo. Gli abitanti di Gotham moriranno in un fungo atomico. Di sale in sala, Paolinetta. Gira di gira, sorsoletta, di caso scendo la sua mammina le grida. Mi raccomando di stare bonito, muscoluto non di essere sgridata. Grida per il bella sventata. E se cercate il vostro salvatore, si trova nella scatola numero 2. Ma non dategli ascolto. È matto. Forse pure è morto. Io ti accendo la torcia, tu cammini sopra il fascio di luce e mi raggiungi. L'altro risponde, mi prendi per pazzo. Lo so che è arrivato a metà strada, tu mi spegni la torcia. Che ridere! E adesso che ho ottenuto la vostra attenzione, vi posso raccontare la vera natura di questa città. La mia natura, la mia città. Bruce, la colpa non è... Mamma!